da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Buongiorno, buon mercoledì a tutti, eccoci in diretta con È Sempre Derby. Saluto Mauro Suma in collegamento Skype. Ciao Mauro, ben trovato. Ciao Federica, buongiorno, buongiorno a tutti. E non ci crederai quello che succede quando tu non sei fisicamente in studio, perché non è vero. Quando non sei fisicamente in studio. Fabrizio Biasini è arrivato una volta. Con 20 secondi di anticipo. Buongiorno, dove sei? Al mare? Circostanze, episodi, circostanze, situazioni. Circostanze, quello te lo dico io, che ormai io conosco come le mie tasche. Pausa per la nazionale, op, op, dove sei? Infatti, in collegamento voi. Con te, non mi vedi. Ecco, certo. Vabbè, comunque, Fabrizio Biasini è arrivato con 20 secondi di anticipo, questo dobbiamo 25, dirlo, 25 per essere precisi, questo dobbiamo dirlo perché è un evento più unico che raro. Non è vero, non è assolutamente vero, però facciamolo finta che sia così. Allora, come i minuti di dominio nel derby, di solito erano 70, quest'anno 25. Bellissima questa, questa qua è molto divertente, strapotere, lo so, ne ero due punti in più. Vabbè, intanto li ha però. Vabbè, certo, vorrei essere al suo posto. Parto dal Milan, Mauro, perché Kalulu ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Vogliamo un altro scudetto, ha detto il difensore rossonero. Con Pioli sono cresciuto molto. Sul rinnovo lui dice c'è ovviamente voglia di continuare. È arrivato anche il direttore. È arrivato il direttore, giustamente dice, dov'è Suma? Quello a zompa, pausa per la nazionale. Op. Eccomi. Eccolo qua, c'è. Il nostro Righi. Scusa Fabio, ne approfitto. Beh, insomma, le 5 domande di Monblano le hai viste? No, non le ho viste. No, ti prego. Le 5 domane di Monblano qualcosa sono qualcosa di meraviglioso. Uno dei momenti, quindi vai sul nostro canale YouTube, perché le abbiamo già caricate e vale a vedere. Imperdibili. No, allora torniamo a noi. Dicevo, sul rinnovo c'è voglia di continuare. Questo cosa ha fatto Monblano, Fede? Cosa ha fatto Monblano? L'altra sera ci sono state le 5 domande di Monblano, cioè le 5 domande che la Juve rivolge a Massimiliano Allegri, e lui ha tradotto, diciamo. Sì. Molto belle, ti giro il link. No, sì. Immagino. No, fidati, sono da vedere, è stato un momento però è già, magico. Cioè, è già un gesto che ha un significato, al di là di sentire le domande che saranno sicuramente mirate e affilate, sì. Però è già un gesto, cioè ha già un peso. Eh beh, sì. Tutto davanti a un pasticcino è un'acqua naturale. Dimentichiamolo. No, posso tornare su Kalulu, poi parleremo anche di Juve, parleremo di Inter, però volevo partire così un po' soft. Pioli ce lo dice ogni giorno, ha dichiarato Kalulu, quest'anno sarà ancora più difficile, lo si capisce dal fatto che le partite con le rivali si decidono sui dettagli, sta a noi dimostrare che siamo i campioni in carica, sono convinto che per il titolo si lotterà tutti fino alla fine, in ogni caso vogliamo finire di nuovo primi. E poi dice sullo scudetto dello scorso campionato, quando ho visto le migliaia di tifosi in piazza mi sono reso conto di cosa significa vincere con il Milan, l'esordio è stata un'emozione più personale ma altrettanto intensa. Se guardiamo la classifica, Mauro, di fatto è difficile comunque in questo momento, anche se è vero Juventus e Inter non stanno vivendo un momento particolarmente felice, però la classifica comunque corta, l'Inter ha 5 punti dalla vetta, 2 dal Milan, e anche la Juventus non è poi così tanto lontana, quindi ha ragione Kalulu, si lotterà fino alla fine. Sì, ha ragione Kalulu, ma non solo in relazione a Inter e Juve, in relazione a tutti. Il Napoli di quest'anno, ragazzi, ha vinto una partita che mi ha ricordato quella che vincemmo noi a Napoli a marzo. Mm-hmm. Quindi, perché sai, ci sono le partite che vinci di tricche e ballacche, cioè quando tutto ti viene bene, dai spettacolo, fai qui, fai là, e vanno sempre prese col beneficio d'inventario, perché non sempre riesce ad essere spettacolare su 38 partite. Ma se vinci come il Napoli, stando lì quando c'era da stare lì, riuscito a non subire gol, il primo tiro in porta che ha fatto praticamente il rigore di Napolitano lo ha segnato, poi subisce la reazione del Milan, trova ancora il guizzo per passare in vantaggio e poi riesce dopo la traversa di Kalulu a portare a casa la vittoria, sono vittorie di sostanza, cioè sono vittorie
sofferte che valgono, secondo me, se vuoi combinare qualcosa di importante nella stagione, il doppio. C'è il Napoli, c'è questa Atalanta. Io, lo sa Fabrizio, non credevo molto all'Atalanta un anno fa e non ci credo molto, con tutto il rispetto per il lavoro di Gasperini, anche adesso. Certo è che però è una squadra che merita di essere seguita, perché anche senza frullare gli avversari, stando lì, però porta a casa i risultati che sta portando a casa. Secondo me a Genova, a Roma e anche con noi è stata un po' fortunata, però sai, porta a casa intanto, poi si vedrà. E questa Udinese, Fabrizio l'ha incontrata, l'Udinese, se l'Udinese segna 7 gol contro Roma e Inter non può essere un episodio, quindi bisogna tenerle conto di tutti questi avversari. Poi io la classifica adesso non la guardo, perché se guardo la classifica allora guardo anche le avversarie che abbiamo affrontato. Secondo me il Milan ha avuto fino a questo momento un calendario particolarmente impegnativo, arriveranno momenti migliori da questo punto di vista. Credo che Inter e Juventus abbiano situazioni diverse dalla nostra, però insomma Calulu fa bene a stare prudente, a stare cauto. È un ragazzo che se un anno fa ci dicevano fra un anno è il titolare centrale della difesa del Milan, l'avremmo preso per matto, invece lui è titolare in maniera sobria, perché non si è montato la testa, non si atteggia, non fa il fenomeno, deve ancora migliorare. Tanto il gol che abbiamo preso con la Dinamo Zagabria in Champions League ce lo dice, ma lui è lì proprio per migliorare, continuare a imparare, non è un prodotto finito Calulu, deve ancora forgiarsi, lui lo sa, l'allenatore lo sa, andiamo avanti. Fabrizio, guardando la classifica, ti aspettavi un Napoli così in forma, o in generale vedere delle squadre che in tanti avevamo sottovalutato, l'Atalanta anche alla luce di quella che era stata la conferenza di Gasperini prima dell'inizio del campionato, la davamo, diciamo, non dico per spacciata senza aver ancora cominciato, ma non la mettevamo tra in tanti, poi non so tu, magari tu no, io fino... non rientri tra quelli, non la mettevamo però tra le prime quattro, e poi l'Udinese è un po' la sorpresa per ora di questo campionato. Allora, io fino a qua non ne ho presa mezza, non ne ho presa mezza, perché l'Atalanta l'anno scorso la davo per squadra candidata allo scudetto ed è andata come è andata. Quest'anno pensavo sarà una stagione di transizione, cambio di proprietà, Gasperini arrabbiato, un mercato un po' strano, e invece avevo sottovalutato il fatto che Gasperini, con una partita a settimana e un gruppo di lavoro che lo segue, rinnovato, un po' giovane, insomma, può fare molto. Poi vedremo fino a che punto, però può fare molto. Non pensavo che il Napoli potesse essere già così avanti, perché anche il Napoli arrivava da un'estate strana, via tutti i senatori, dentro giocatori nuovi, alcuni senza nomi di così grande risonanza, tifosi un po' arrabbiati con il presidente, anche lì mi immaginavo una stagione da boh, quarto posto massimo, e invece il Napoli, grazie anche al grande lavoro di Spalletti, sta facendo veramente vedere di essere una squadra di livello. L'Udinese mi ha sorpreso, poi strada facendo sono andato a vedere i giocatori dell'Udinese e ho detto cavolo, ma io non mi ero accorto che c'erano tutti questi giocatori all'Udinese, perché l'Udinese ha Makengo a centrocampo, che secondo me è fortissimo, Beto è già pronto per una grande squadra, un portiere assolutamente affidabile, Udogi già acquistato dal Tottenham, eccetera, eccetera. Deulofeu è un giocatore d'esperienza, Deulofeu rimasto, eccetera, eccetera, insomma. E poi mi immaginavo, mentre il Milan secondo me sta facendo il suo anche ampiamente bene, nel senso che alla fine è vero che arriva da una sconfitta, ma sta facendo il suo, Juventus e Inter me le aspettavo sicuramente più pronte rispetto a un inizio di stagione invece abbastanza difficile, per cui non ne ho azzeccata una fino adesso. Parlando invece di Inter, Fabrizio, ti chiedo un po' la situazione di Simone Inzaghi. Ieri c'è stata questa confessione alla Gazzetta dello Sport, ben diversa dalla confessione fatta da Massimiliano Allegri al Corriere della Sera. Ci ha fatto capire che comunque il gruppo è con lui, che ci tiene alla squadra, che ovviamente attende il rientro dalla sosta per svoltare. Sì, allora, vabbè, adesso c'è la moda della non intervista, della no? chiacchierata, chiamiamola così. Della chiacchierata, sono due cose molto diverse, perché bisogna capire chi ha messo il gettone per la telefonata. Ricordiamo, diciamo, sempre chiacchierata davanti a un pasticcino, a una naturale. Però sono due cose diverse, Fabri? Secondo me. Prima che tu commenti. Sto dicendo esattamente sono questo. Sono due cose diverse. Vai, perché Fabrizio. Io presumo, non ho certezze, però se ho capito bene, Allegri ha fatto una cosa di testa sua, Inzaghi no.
cioè Inzaghi penso che non abbia improvvisato la chiacchierata, almeno questa è la mia sensazione. Si capisce proprio si capisce leggendo. E quindi, mentre da una parte c'è l'uno contro tutti più o meno, dall'altra c'è facciamo squadra e cerchiamo di uscire dal momento difficile. Poi sono sensazioni, io non ho notizie da questo punto di vista, però ho una sensazione abbastanza netta, diciamo, rispetto a questa cosa. Però poi, c'è anche le c'è chiacchiere anche stanno a zero, nel senso che poi è bello leggere certe cose, poi però il dato di fatto è che fino all'1 di ottobre non sappiamo cosa può capitare. L'1 ottobre è una giornata molto importante, secondo me decisiva, sia per Inzaghi che per Allegri. Mauro, dicevi? No, dicevo che io ci vedo anche un po' il momento delle dirigenze in queste due operazioni mediatiche diverse che sono state Allegri Corsera e Inzaghi Gazzetta. Perché in questo momento Allegri, all'interno della Juventus, ha il suo grande feeling con Andrea Agnelli, ma il presidente da molti mesi a questa parte, non dico che sia defilato, però sta facendo le cose, arriva bene. Arriva bene, non credo che abbia qualcosa di definito, di pregiudiziale nei confronti di Allegri, ma mi passerete il fatto che non guarda ad Allegri con lo stesso occhio con cui lo guarda Andrea Agnelli, no? Poi sappiamo di Nedved, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui è abbastanza normale che se Mario Sconcerti, come ha confessato e dichiarato, chiama Allegri, Allegri gli risponda. Ti chiama un grande giornalista, in questo momento tu ritieni di avere delle cose da dire, le dici. Invece io ho capito subito, quando ho visto la prima pagina l'altra mezzanotte della Gazzetta dello Sport, ho capito subito che quello è un messaggio che arriva sulla prima pagina della Gazzetta, organizzato anche dalla tessitura della società. Cioè lo vedo Marotta dietro la chiacchierata di Inzaghi con la Gazzetta. Vedo Allegri da solo nella chiacchierata con il Corriere della Sera. In controluce mi sembra di vedere queste cose. Non so se Fabrizio è d'accordo. Sì, è esattamente quello che penso anch'io. Ripeto, magari non è vero, e Inzaghi ha fatto di testa sua. Diciamo che la sensazione è che se da una parte abbiamo una certezza, perché insomma abbiamo capito che Allegri ha fatto di testa sua e continua a essere nel bene e nel male molto coerente col suo modo di essere, cioè Allegri va dritto per la sua strada. Non credo che stia chiedendo aiuto ad altri. Allegri sta dicendo: se volete si fa come dico io, se non volete prendete le vostre decisioni, però lui è, tanto lui cade sempre in piedi. Lui prosegue per la sua strada, giusta o sbagliata che sia. Dall'altra parte invece Inzaghi, secondo me, si sta facendo aiutare, cioè anche perché probabilmente è un allenatore più in difficoltà da questo punto di vista, con meno esperienza nel momento di crisi ad alto livello, e quindi giustamente si fa aiutare da chi? Da un dirigente esperto e capace come Marotta. Invece Allegri secondo me sta dicendo: guardate, io penso di riuscire a risolvere i problemi della Juve se si fa come dico io. Se vi va bene così, se non vi va bene prendete le vostre decisioni. La sintetizzo così, poi magari è un po' più articolata la cosa, però direi che più o meno ci siamo. Ma avete la sensazione che in questo momento, a differenza comunque di Inzaghi, Allegri sia un uomo solo, aggrappato solo al suo contratto molto oneroso e lungo, Fabrizio? Beh, allora, il contratto ovviamente fa la differenza, no? In questi casi, che non, anche quello di Inzaghi è un contrattone, tra l'altro rinnovato poco tempo fa, per cui il fatto di avere contratti a lunga scadenza che costano un sacco di soldi ti porta a monte a valutare cosa si può fare e cosa non si può fare. Probabilmente in assenza di contratti così pesanti avrebbero già preso delle decisioni da una parte o dall'altra, magari no, però magari sì. E quindi sicuramente quello fa la differenza. Dopodiché società serie come Inter e Juventus, prima di arrivare al cambio del tecnico a metà settembre, devono capire se la situazione è irreversibile o se c'è lo spiraglio per trovare una soluzione. Perché se c'è uno spiraglio per trovare una soluzione, una società seria va su quella strada, non va sulla strada del via fuori che cambiamo tutto. E se invece la situazione è irreversibile perché lo spogliatoio è tutto contro, perché non ci sono rapporti con i dirigenti, questo e quell'altro, avere un altro paio di maniche. Però io non credo che in un caso e nell'altro si sia già arrivati al non c'è più niente da fare, anzi.
Il campionato comunque è lungo, le soluzioni ci possono essere, anche se comunque dopo la sosta entrambe non avranno partite facili. Mauro, volevi aggiungere qualcosa? Sì, nel senso che secondo me Inter e Juventus la situazione non è la stessa. Cioè, la Juventus io non capisco cosa faccia in campo. L'Inter sì, cioè l'Inter una sua identità di gioco ce l'ha anche quest'anno. Cioè, poi può esserci il momento di blackout, può esserci. Possono esserci tante cose nel corso delle partite. Quindi, secondo me, l'Inter è guidata, è gestita. La Juventus, no, nel senso che non ha, in campo non vedo spirito e non vedo tattica, non vedo senso al che dare, non vedo una squadra in grado di dare senso alle proprie partite e vedo un po' di ordine sparso attorno ad Allegri. Cioè, mentre sono sicuro che attorno a Inzaghi ci sia della compattezza, attorno ad Allegri vedo la battutina di Arriva Bene, vedo l'agitarsi di Nedved, vedo i silenzi del presidente Agnelli, cioè mi sembrano quelle di Inter e Juventus, due situazioni ben diverse fra loro, in campo e fuori. Sì, è vero che sono due situazioni diverse, cioè è vero che l'Inter è in difficoltà sul campo, probabilmente c'è qualche giocatore insoddisfatto, cioè, ci sono delle cose da risolvere, ma è tutto nell'ambito, non dico della normalità perché ci si immagina una normalità diversa, anche perché l'hai vista la normalità di Inzaghi all'Inter l'anno scorso, nel bene e nel male, quindi quella è una cosa da risolvere. Però un conto è una situazione da risolvere, un conto è una situazione molto complicata sotto tutti i punti di vista, no? Anche a livello ambientale. È vero che l'altro giorno la Curva Nord si è fatta sentire qua a Milano e ha detto adesso basta, tutti devono fare il loro, eccetera, eccetera. Quindi anche qui c'è un po' di tensione, no? Da un certo punto di vista. Però a Torino siamo un po' oltre, nel senso che abbiamo visto uno stadio, non dico mezzo vuoto, ma con dei buchi in una partita decisiva di Champions. Dirigenti che pare ci dicono, colleghi informati, uno dice una cosa, quell'altro invece è più su un'altra strada, no? Nedved dice cambiamo, e invece Agnelli e Arriva Bene dicono andiamo avanti. L'allenatore che parla con i giornalisti, insomma, è tutto un po' più complicato. Sappiamo che c'è un CDA, se non sbaglio, Sì, tra venerdì. venerdì, magari capiremo meglio qual è la situazione. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo, rientro anche qualche telefonata da casa, tra poco. Rieccoci in diretta, intanto arrivano belle notizie per quel che riguarda l'Inter, perché c'è qualcuno che scalpita, questa è la storia messa sui social 22 ore fa, per essere precisi, la vediamo, una pantera pronta a tornare ad azzannare gli avversari, questo lo aggiungo io. Comunque Lukaku scalpita, non vede l'ora di tornare. In tanti, anche la nostra stessa redazione, quando abbiamo fatto la grafica, l'accusa e la difesa per Inzaghi, nella difesa c'era proprio tra i punti il fatto che comunque l'assenza di Lukaku è un'assenza pesante, era un giocatore che tu hai preso comunque per dar quel qualcosa in più alla squadra, quel qualcosa in più che l'anno scorso forse ti è mancato. Però Fabrizio, ti faccio vedere dei dati, vediamo insieme l'Inter oggi e un anno fa. Eccola qui, a me il dato dei gol fatti colpisce perché l'anno scorso, la settima giornata di gol, ne avevi fatti 22 e Lukaku non c'era. Quest'anno 13, con Lukaku fondamentalmente fuori, quindi diciamo a mezzo servizio, quando c'è stato forse solo la prima e la seconda di campionato. Però l'anno scorso arrivavano gol anche non solo dagli attaccanti, ma un po' da tutti, perché Çalhanoğlu segnava, c'era anche Perisic, gol arrivavano dai centrocampisti. Quest'anno forse si è un po' tutti, non dico in difficoltà, ma non ancora al top della condizione. Sì, non penso che sia una cosa di fase offensiva, anzi, la fase difensiva secondo me è anche più preoccupante. In generale è la squadra che non ha gli automatismi che aveva un anno fa. Devo dire, anche l'anno scorso non ha. C'è Giuliano che mi sta guardando. Giuliano? Ricordiamo che Ti capisce al volo. Giuliano qui ammette anche il rigore su Ronaldo.
Sì, il nostro Julian. il nostro, non quell'altro. E allora, dicevo, i problemi sono generali, fase offensiva, fase difensiva, sguardi, musi lunghi, non capacità di stare sul pezzo per 90 minuti, solo spezzoni di partite giocate a livello. Secondo me, scarsa capacità di fare fatica. Perché non è che l'Inter non corre, l'Inter in chilometri li sta facendo anche quest'anno, è la terza squadra per chilometri percorsi, ma l'intensità è diversa rispetto a quando sono al top. Quindi insomma ci sono tante cose che non funzionano, però ripeto, io a differenza di tanti che da 3 giorni pensano che sia tutto finito, che basta, Inzaghi non è più presentabile, credo invece che Inzaghi, che contro l'Udinese ha sbagliato tutto, perché secondo me ha sbagliato tutto, non sia però da di mettere da parte, basta, con Inzaghi è finita. Io continuo a credere invece che si debba tornare ai livelli di un anno fa, che non sono sempre stati massimi, perché anche l'anno scorso ci sono stati dei momenti non felici, ma io ho visto i picchi in alto che sono durati anche un paio di mesi, e quindi io se ho visto una cosa e so che questo allenatore può fare quella cosa con lo stesso gruppo di lavoro, spero che lo faccia anche quest'anno e penso che si debba lavorare per sistemare quella cosa lì. Mauro, l'assenza di Lukaku può giustificare in un certo qual modo Inzaghi? Beh, certamente è un'assenza pesante, certamente. Però non è che via Lukaku c'ero io, c'erano Lautaro Martinez, Dzeko e Correa, c'è una bella batteria di attaccanti importante e significativa. Poi sai, Lukaku con la Lazio c'era, eh? Perché il tema della. Tu, Federica, hai messo sotto la lente di ingrandimento i gol fatti, che è una chiave di lettura. Io dico che se tu in 3 partite con Lazio, Milan e Udinese prendi 9 gol, io mi arrabbio perché ho preso 8 gol fino adesso in campionato Sì. e non ero più abituato a prendere certi gol. Però per l'Inter questo vale abbastanza all'ennesima potenza. Perché, ripeto, 9 gol fra Lazio, Milan e Udinese, con tante altre occasioni per Lazio, Milan e Udinese, mi fa pensare che il problema sia la tenuta stagna dietro più che lo spirito di rivalsa di Lukaku, che ha fatto anche un messaggio efficace, un post efficace sui social, proprio come immagine, eccetera. A me sembra che, sai, poi lo sappiamo il campionato italiano non è che devi andare in campo per non prendere gol, però alla fine meno gol prendi, più possibilità hai di vincere. Per chiudere invece sui pronostici, anch'io ci ho preso pochissimo, sull'Atalanta, sul Napoli, sull'Udinese, anch'io sono abbastanza d'accordo con Fabrizio, però mi tengo una piccola cosa che chi mi ascolta lo sa, quest'estate sulla Juventus fino adesso ci avevo nettamente preso, ecco. Sì, è vero, L'unica cosa sulla quale ci avevo mi preso. ricordo, è vero, io per esempio anche lì di fronte a un mercato un po' Sì. strano, mercato dei parametri zero, però Bremer, Kostic, Pogba, Di Maria, insomma io pensavo che invece la Juventus fosse già pronta per fare un certo tipo di percorso, invece devo dire che Mauro da subito non era convinto di questo mercato. Bravo Mauro, allora, Sì, perché non del mercato, del anch'io mercato. davanti ai nomi Sempre ho detto, mi sa che questa Sì. Juve davvero sia pronta per vincere nuovamente tutto, sbagliando, però c'è anche da dire che comunque dei nomi presi Allegri in campo tutti insieme non li ha mai avuti, a partire da Sì, Pogba. ma e poi quando li avrà Federica? Cioè, il tema non è il mercato. Visto così, grande mercato, per carità, io non discuto questo. Discuto il modo la mano nel costruire la squadra, la mano, la visione. Presi uno per uno, sono nomi indiscutibili. E poi la squadra? Io ricordo, mi veniva in mente adesso l'estate del 97 con Capello, il Milan aveva fatto un grandissimo mercato, 11 giocatori. Siamo arrivati decimi, adesso non dico che la Juventus quest'anno arriverà decima, perché la squadra è una scintilla strana, è un'alchimia strana, e è come non è, si capisce lontano un miglio che in questo momento, se si continua a costruirla così, la Juventus è una grande batteria di nomi, ma non una squadra. Proprio si vede a occhio nudo.
Torno sul discorso Inzaghi, noi vi faccio vedere questa grafica, l'avevamo già anche analizzata insieme in altre trasmissioni, però ve la ripropongo, abbiamo fatto l'accusa e la difesa di Simone Inzaghi, nella difesa c'è anche al terzo punto il fatto che Gosens ad oggi Fabrizio non si è dimostrato all'altezza, al livello di Perisic. Oggi qualcuno scriveva che in sede di mercato Simone Inzaghi aveva dato il suo voto di preferenza a Kostic, non a Gosens, e poi Marotta li ha preso, Marotta Ausilio li hanno preso Gosens. Ma allora, io non so se c'è stato io voglio Gosens, no, c'è Kostic, questa cosa io francamente non la so. Io so che se a dicembre dell'anno scorso, quindi quasi un anno fa, a chiunque di noi avessimo proposto, guarda, c'è la possibilità che la tua squadra prenda Gosens, che in questo momento è infortunato all'Atalanta, ma arriva da 2 stagioni a livello stratosferico. Beh, la reazione di tutti è stata: ma perché l'Atalanta ha, tra virgolette, regalato Ha regalato, Gosens magari regalato, ma magari all'Inter? Vabbè, regalato, magari per quello che aveva regalato, dimostrato Fabrizio, magari comunque. regalato, ma 30, quanto avete regalato? pagato? 30 milioni? Passo un sacco di Per, lo soldi. so, lo diciamo ora, però per quello che aveva dimostrato all'Atalanta comunque ci Ma era un stavano quei giocatore, 30 milioni. no, non è regalato, vede. Non è regalato, e poi è un giocatore che aveva, se non sbaglio, il contratto in Non è regalato. scadenza un anno dopo, per cui in realtà l'Inter ha puntato un giocatore che per tutti era il massimo della vita come esterno a tutta fascia, e quindi la scelta è stata importante e secondo me anche giusta. Il problema è che il giocatore fino adesso non ha fatto vedere tutto quello che vale, per mille motivi. Un po' perché Inzaghi non lo sta proponendo, non gioca mai. Gioca 10 minuti di qua, 10 minuti di là, però non penso neanche che sia masochista Inzaghi, no? Quindi evidentemente, anzi questo lo so, è arrivato in preparazione un po' scarico Gosens. Credo anche per troppa generosità, perché poi in realtà prima di arrivare in ritiro Gosens si è fatto la sua preparazione, per me è andato un po' troppo lungo, diciamo. Però vabbè, questa è una cosa che si può sistemare per fortuna. Però adesso è anche il caso che le parti si mettano d'accordo, cioè Inzaghi, proponilo. Non è ancora al 100%, è al 50% malapena. E vabbè, ma finché non lo metti nel motore è difficile poi fare una valutazione. Per cui, secondo me, Gosens, che è con la sua nazionale in Germania, deve trovare più spazio. E poi, ovviamente, il raffronto con Perisic sarà sempre complicato, perché Perisic l'anno scorso è stato il miglior giocatore dell'Inter e uno dei migliori giocatori della Serie A. E quindi sicuramente sarà sempre difficile trovare un giocatore all'altezza di quella cosa lì. Però io continuo a pensare che non si debba buttare via un investimento così corposo, e quindi bisogna insistere. Assolutamente sì. Mauro, su Gosens ti aspettavi di più? Eh sì, anche perché Gosens ha avuto una conseguenza pesante al di là dell'esborso economico che è stato notevolissimo. Quello là si è incavolato, quello là si è sentito, quello là è un cavallo di razza, punto nell'orgoglio. Quello là è Ivan Perisic. E vi assicuro che io avevo chiaro in testa, nel mio mese di maggio lancinante, che se volevo vincere lo scudetto dovevo battere lui, Perisic. Oltre a tutto il resto, per carità, però molta Inter passava da lui, da quello spirito, da quell'orgoglio, da quella capacità di tenere la squadra a galla. Ricordo, noi avevamo battuto la Fiorentina, ci sentivamo le mani sullo scudetto, inizia Udinese-Inter, chi segna? Perisic. C'è una settimana chiave, credo, prima di Milan-Atalanta, finale di Coppa Italia, vediamo cosa succede se l'Inter si demoralizza un po', magari vince la Juve, l'Inter accusa il colpo, la Juve in vantaggio, chi risolleva le sorti dell'Inter in finale di Lui. Coppa Italia? Perisic, cioè era veramente. E Gosens, io per carità, Fabrizio ci dà delle spiegazioni pertinenti, di merito, sa cose che evidentemente io non, da avversario non conosco. E a me sembra di vedere un giocatore diverso, con una corsa diversa rispetto ai momenti d'oro dell'Atalanta. Ed è comunque un giocatore diverso da Perisic, perché Perisic ti arava la fascia dalla sua area all'area avversaria. Gosens è più un giocatore importante, ma che l'azione la finalizza più che trascinarla. Quindi
c'è anche un tema di Brozovic, un tema di Brozovic che non ha, cioè la difesa dell'Inter riesce a fargli un po' più di gol perché davanti non hai una barriera umana come l'anno scorso, hai un giocatore che in questo momento ti sta dando qualcosa di diverso, quindi ci sono un po' di cose oltre a Lukaku e a Inzaghi di cui parlo. Allora, per esempio, Brozovic per me è la cosa più importante, più importante ancora di Gosens, che non è a regime. Io sono il più grande fan sul pianeta Terra di Brozovic e mi rendo benissimo conto che quest'anno sta giocando, pur avendo fatto anche un paio di gol importanti, sì, perché ha portato dei punti poi Brozovic. Però, siccome io sono molto attento alle sue partite, proprio perché mi piace tantissimo, quest'anno sta perdendo più palloni del dovuto rispetto alla sua resa. Lui è sempre molto preciso nei passaggi, nonostante tocchi 100 palloni a partita, sì, è sempre molto preciso. Quest'anno ne sta perdendo un po' troppi. Quest'anno tutti i suoi avversari sono più pronti, sanno tutti che il gioco dell'Inter passa da Brozovic e quindi gli rompono le scatole dal primo secondo, e lui è un po' indietro rispetto ai suoi standard di condizione, no? Quindi, e il problema vero è che se gioca male Brozovic, gioca male l'Inter. Questo è così da 2 anni, c'è poco da fare. Andate a vedere, se non c'è Brozovic, l'Inter non vince. 3 partite l'anno scorso, 2 punti su 9 in campionato. Se c'è e non è in forma, l'Inter gioca male. Quindi molto passa dalla condizione di Brozovic, che deve salire di tono e forse, secondo me, deve anche essere aiutato. Perché se vi ricordate bene, negli ultimi 6 mesi di gestione Conte, anche lì Brozovic giocava tutte le partite, poveraccio, non è che poteva giocare sempre. A un certo punto Conte gli affianca Eriksen, no? In qualche maniera sì, i due si davano una mano, perché se non ce la fai tu, ce la faccio io. Poi adesso Eriksen non c'è più, c'è Aslani. Magari, piano piano, provare a inserirlo per vedere se i due si riescono a dare una mano potrebbe essere una chiave. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Rieccoci in diretta. Mauro, prima, quando facevate riferimento ai gol subiti dall'Inter, mi hai dato anche il dato che riguarda il Milan. Adesso vi riprendo la grafica. Milan oggi e un anno fa, il Milan quest'anno alla 7ª giornata ha già subito 8 gol, l'anno scorso 3 in meno perché i gol subiti erano 5, però ecco, qualcosina dietro non sta funzionando. Ma è un dato che va letto così, va bene, l'abbiamo letto, però va anche approfondito e commentato. E noi non abbiamo un problema di fase difensiva, cioè non è che che il Milan subisce tanto, va sotto. Io non ho mai visto quest'anno il Milan dominato da nessuno. C'è stata una reazione emotiva dell'Inter, orgogliosa, furiosa, negli ultimi 20-25 minuti del derby, ma eravamo avanti 3-1. E per il resto abbiamo pareggiato a Bergamo e a Sassuolo, ma colpa nostra non aver vinto, cosa che potevamo fare con le occasioni avute, più che noi non siamo dominati dagli avversari. Però l'avversario, quando le poche volte che ti tira in porta, ti fa gol. Ed è questa la nostra cosa sulla quale riflettere. Perché l'avversario, le poche volte che ti tira in porta, ti fa gol. Quindi che cos'è? Un momento? Può essere. Sbagli qualcosa tu? Può essere. La forza degli avversari? Guardate che fino ad oggi il Milan, se io guardo la classifica, le prime due sono Atalanta e Napoli, le abbiamo già affrontate. Sì. La terza è l'Udinese, l'abbiamo già affrontata. Dietro di noi c'è l'Inter, l'abbiamo già affrontata. Cioè, se ad esempio, poi ragazzi, il calendario non è colpa di nessuno, il calendario è venuto fuori dal computer, questo ci teniamo, mancherebbe altro. Però se io guardo la Roma ha vinto 4 partite, ragazzi. Ha vinto con la Salernitana, sì, col Monza, con la Cremonese e col Verona. Sono squadre con cui noi non abbiamo ancora giocato, poi bisognerà vedere che cosa faremo quando ci giocheremo contro, però c'è anche una componente di bravura dell'avversario. Il gol che abbiamo preso da Simeone l'altra sera è un gol che prendo da Simeone, non so se lo prendo da tutti i centravanti. Può essere, Mauro, che manchi un minimo di filtro che un giocatore fisico e capace come che si dà. Sì. Guardate che cosa avevo già pronta, una dichiarazione, perché volevo arrivare anche io lì, una dichiarazione di Pedri su che sì, e poi volevo riprendere proprio la riflessione che Fabrizio faceva
sui gol subiti dall'Inter, col fatto che comunque se Brozovic non è al top, diciamo che non hai più chi ti fa filtro a centrocampo. E quindi no, quest'anno non avendo che sì, Pedri che non lo so. Pedri ha detto su che sì, è un animale, è pazzesco in campo, quando fa un contrasto la gente vola a 3 metri di distanza, in allenamento preferiscono starli vicino. No, no, ma ragazzi, non c'è dubbio, ci sta, l'obiezione di Fabrizio ci sta, però dobbiamo intenderci. Noi l'anno scorso, vi assicuro che il centrocampo del Milan quest'anno, Benassere e Tonali stanno sempre facendo delle grandi partite, quindi non c'è un problema di sostituzione, diciamo, numerica, fisica di Kessié. Il problema è la sostituzione, tra virgolette, concettuale di Kessié, perché noi l'anno scorso il trequartista lo faceva un centrocampista, un mediano. Lo faceva Kessié, lo faceva Krunic. Noi abbiamo vinto lo scudetto le ultime 7 partite. Però attenzione, l'anno scorso il Milan l'anno scorso ha rischiato seriamente di perdere lo scudetto per quei 2 pareggi che fa nel momento topico. Milan-Bologna 0-0, Torino-Milan 0-0. Cioè, tu nel momento topico, e poi l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto con tanti 1-0. A Napoli, a Cagliari, con l'Empoli, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, il Milan l'anno scorso aveva una trazione difensiva. C'erano delle partite in cui mancava produzione offensiva, mancavano gol. Anche perché avevi come trequartista un mediano, un centrocampista. Quindi è chiaro che subivi meno dietro, ma facevi anche meno davanti. Quest'anno il Milan ha fatto una scelta. Rafforziamo la trequarti. Ci rafforziamo e il trequartista lo fa un trequartista. Hai De Ketelaere, hai Brahim Diaz che sta facendo un discreto inizio di stagione, hai Adli. Quindi quest'anno il trequartista non lo fa più un centrocampista. Quest'anno il trequartista lo fa il trequartista. Tant'è che Pioli non ti dice dopo le partite, cavolo, abbiamo preso gol. Dopo il Napoli Pioli era incavolato perché non abbiamo fatto i gol che dovevamo fare. Cioè noi quest'anno siamo più pensati per fare i gol che per non prenderli. Quindi manca che sì, ma sarebbe mancato uguale, cioè se c'era che sì quest'anno o non giocava Tonali o non giocava Bennacer, perché comunque il trequartista abbiamo deciso che doveva essere un trequartista. Per cui è questo il nostro cambiamento ed è un cambiamento su cui dobbiamo adeguarci, su cui dobbiamo stabilizzarci. Guarda come te l'ha spiegato. Non so se ho risposto. Sì. Poi questa è una bella spiegazione. La condivido. No, ti ha spiegato perfettamente qual è la scelta. Poi, giusto o sbagliata, lo capiamo a fine stagione, però la scelta è quella lì. Sì. Cioè, decidi di mettere un giocatore nel suo ruolo. Cioè, sì. L'anno scorso effettivamente il Milan aveva degli adattati dietro la punta, perché un po' hai provato uno, un po' hai provato l'altro, però dopo Çalhanoğlu non ce l'avevi quel giocatore lì, adesso ce l'hai. E tra l'altro De Ketelaere e Çalhanoğlu sono giocatori totalmente diversi. Sì, no, assolutamente. Assolutamente. Dopodiché adesso secondo me Pioli, che è anche uno molto attento, però gli equilibra le cose, ragionerà su mettere un filtro superiore, perché è vero che il Napoli ha un potenziale offensivo importantissimo. Sì. Tanto che non si è neanche vista l'assenza di Osimhen domenica sera, mentre sì. Milan comunque allora, senza Leao, beh, diciamo no, che no, perde. No, ragazzi, non però, sono d'accordo. Scusate, il Milan ha prodotto tantissimo. Scusate, Fabri, scusatemi, però il Napoli che ha fatto 7 gol in 2 partite a Liverpool e Rangers, con noi ha tirato in porta 3 volte. Il rigore di Politano, il gol di Simeone, il tiro di Zerbin parato da Maignan. Finisce. Quindi, cioè, il modo di giocare del Milan l'altra sera, abbiamo perso la partita, però attenzione, non raccontiamo una partita che non c'è stata. Il Napoli ha tirato in porta 3 volte, poi colpa nostra aver preso 2 gol su quelle 3 volte lì, va bene, e aver sofferto i 2 gialli che ci ha inflitto Carazveglia nel primo tempo a Chiere Calabria, va bene, anche se Calabria è uscito per un affaticamento muscolare e non per paura del giallo. Però attenzione, a un Napoli floridissimo nella produzione offensiva noi abbiamo concesso 3 tiri, non uno di più, non uno di meno. Ma no, ma io non sto dicendo che il Milan ha giocato male, anzi, però ho detto senza Leao comunque il Milan ci perde, il Napoli senza Osimhen ha, a mio avviso, più soluzioni, il Milan non ha il giocatore che ti va a sostituire Leao. Beh, sì, però in fase offensiva non ha fatto Federica, male. È chiaro, in fase offensiva il Milan ha prodotto tanto. Se tu
Beh, ragazzi, noi abbiamo anche noi le soluzioni. Se però purtroppo le auti viene squalificato quando Rebic e Origi sono infortunati, perché Osimhen è infortunato, povero, ma lui, Simeone Raspadori, li aveva. Io Origi e Rebic no. Se avesse avuto Origi e Rebic, non ti dico che sbaragliavo il Napoli, mancherebbe altro, perché il Napoli quest'anno sarà tosto da battere, proprio perché è meno bollicine dell'anno scorso. Ma sicuramente offensivamente avremmo avuto qualche cartuccia in più, ecco. Prendo una telefonata da casa, sentiamo chi abbiamo in linea, vediamo se c'è il telespettatore. Pronto? Pronto? Io appenderei così, intuito, così a sensazione. Così a sensazione. Meglio chiudere. Ormai le riconosco le telefonate. E allora aspetto un altro tema, volevo un po' coinvolgerli, sentire il loro parere, però... Devi tagliare i capelli un po', eh? Devi tagliare i capelli o stai facendo un voto? No, già il fatto che mi dici che ho i capelli mi piace molto, ti ringrazio. Sì, si intravedono in controluce. Devo tagliare, sì. Come i 70 minuti di dominio nel derby, anche quelli stavolta. Così, guarda, in questo momento abbiamo gli stessi capelli. Che fino al prossimo derby andrà avanti così, Mauro. In questo momento siamo pari, almeno sui capelli. Da questo punto di vista, sì. Qualcosina in più, non solo i due punti in più, anche qualche capello in più, Mauro. Allora, mi fermo per la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Grazie. Rieccoci in diretta. Allora, io voglio dar spazio ai nostri telespettatori, quindi aspetto le loro telefonate, vediamo se qualcuno si fa vivo. Intanto questione nazionale, perché ecco, c'è Zaniolo che non ha preso bene l'esclusione da parte di Mancini, ancora una volta ha tagliato fuori, questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport. Neanche l'emergenza fa cambiare idea al CT, Zaniolo non convocato. Chi è che dice che non l'ha presa bene Zaniolo? Beh, quello che è il messaggio che è passato. Ah, cioè non è che ha detto qualcosa? No, non ha postato nulla, non ha detto nulla, però si aspettava anche per quello che sta facendo vedere con la Roma, almeno questa volta la convocazione. Vabbè, credo che per una questione disciplinare Mancini voglia tenere il punto, ma che non è che non l'abbia escluso definitivamente. Penso anche che chi ha visto la partita tra Roma e Atalanta si è reso conto che Zaniolo, quando era a posto, ha uno strapotere fisico importante, deve migliorare molto sotto porta perché ha pochi gol per le capacità che ha, però ripeto, io l'ho visto contro l'Atalanta, mamma mia, quando parte è devastante, eh? Ed era marcato benissimo secondo me domenica, però l'Italia non può fare a meno di Zaniolo se Zaniolo è a posto. In questo momento semplicemente Mancini mette il punto su la disciplina, e per me fa anche bene, perché sia lui che Zaccagni evidentemente lo hanno un po' deluso nel recente passato. Mauro, su Zaniolo ti aspettavi la convocazione? Dunque, Zaniolo ha dato un crociato alla nazionale, quindi le sensazioni di Zaniolo sulla nazionale meritano rispetto. Lui si era infortunato in Olanda e crociato è una cosa seria, quindi capisco che ci tenga, però Zaniolo deve trovare una sua rotta di crociera, una sua normalità, un suo mood non conflittuale. CT non ti convoca e lo accetti, cioè trovo troppo tellurico Zaniolo, tutte le cose, poi lui dice, sono i giornalisti che si fanno i film, ma tutte le cose che riguardano Zaniolo sono estreme, è estrema la festa dopo la conference, sono estreme le voci di mercato, estreme le reazioni in campo di Mourinho se c'è un qualcosa su di lui, estreme le sue reazioni se non viene convocato in nazionale, cioè deve trovare un modo un po' più calibrato di stare nel calcio, secondo me. Beh, sì, però diciamo che anche davanti all'emergenza che c'è in nazionale, io la convocazione me l'aspettavo. No, io guarda, in questo momento secondo me non dobbiamo tanto pensare a quanto faremo venerdì contro l'Inghilterra, io parlo per me, a me della National League frega meno di zero. Mi interessa che si dia un minimo di ristrutturazione a un ambiente che in questo momento ha tante difficoltà. Alcune convocazioni non le capisco. Allora, per esempio, non so, Bonucci
è un giocatore che ha una storia che ormai conosciamo tutti quanti, un senatore questo e quell'altro, però adesso è il caso di, secondo me, fare la rivoluzione nazionale, cioè non ripartire dalle stesse figure, gli stessi nomi, le stesse cose, altrimenti saremo sempre legati all'ultimo senatore nella speranza che sia lui a guidare tutti gli altri. Per me bisogna avere un po' di coraggio, anche perché in questo momento è molto facile avere coraggio, nel senso che non abbiamo niente da perdere. Gli altri vanno a giocarsi il mondiale fra 2 mesi, noi siamo qua a guardare. Facciamo dei tentativi per formare qualcosa di buono. Vedremo, vedremo ovviamente come andranno queste partite, quello che potrà succedere poi in vista di quelli che saranno i prossimi impegni importanti della nazionale. Torno sulla Juventus perché diciamo tra i vari casi c'è anche un caso Bonucci. Ieri abbiamo visto il comunicato degli ultra della Juventus proprio contro il capitano bianconero. Questa invece è l'indiscrezione che riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Sembrerebbe che anche Allegri in questo momento non voglia a riconoscere la leadership di Bonucci, ci sia stato un altro strappo tra i due, noi ricordiamo lo sgabello di qualche anno fa, che per tanti e tanti ci hanno rivisto la panchina di domenica pomeriggio contro il Monza. Secondo la Gazzetta dello Sport, a far arrabbiare Massimiliano Allegri sono state le dichiarazioni di Bonucci arrivate dopo la sconfitta in Champions League. Bonucci aveva dichiarato: sono preoccupato, non c'è da nascondere nulla, purtroppo usciamo dalla partita troppo spesso, vuoi per un fatto mentale o fisico, non lo so. Dichiarazioni comunque rivolte all'allenatore, in parte anche all'allenatore. L'allenatore probabilmente non l'ha presa bene, così si spiega la panchina di domenica contro il Monza. Mauro, possiamo Qui dare questa? Mauro deve parlare Eh sì, perché chiave è di suo ex lettura. capitano. Bonucci, quando è stato qui da noi, ha dato tutto quello che aveva. Poi gli avevano raccontato un progetto, quel progetto è fallito subito e quindi lui è tornato alla Juventus. Quindi non, per me i conti con Bonucci sono chiusi. Però stiamo un attimo al tema, no? Allora, io vedo che Bonucci quando gioca in campo dà l'anima. Cioè, fossero tutti così di spirito e di garra come lui, i giocatori della Juventus. Poi quelle dichiarazioni dopo la Champions. E scusatemi, Federica, Fabrizio, Sì. cos'altro poteva dire Bonucci? Cioè, Massimiliano Allegri in questo periodo di inizio stagione sta facendo una comunicazione, dal suo punto di vista immagino efficace, una comunicazione che stempera, che fa battute, che... ma che sta facendo molto arrabbiare i tifosi juventini, non me o Fabrizio o te, ma i tifosi juventini. Cioè, il continuo minimizzare sta facendo veramente arrabbiare i tifosi juventini. Bonucci parlava dopo una mazzata, una doppia mazzata presa fra Salernitana e Benfica, e ha concesso qualcosa. Allora doveva evitare di parlare, mi dite voi. Però se parla e ci mette la faccia... La faccia non può Sì, non può essere dire quella di chi non minimi. può mentire, diciamo, deve dire le cose come stanno. Credo Ma non è che. che Allegri mente, Fabri, non è che Sì, Allegri sono mente, due però modi Allegri diversi di affrontare la racconta crisi. una No, realtà un po' sua. che Allegri pensa di poter uscire dalla cosa mantenendo il più possibile la calma e la serenità, andando anche oltre la realtà, perché effettivamente poi uno dice: sì, ma quando è che mi dici dei problemi della tua squadra? Bonucci invece dice: guarda, avete visto tutti, siamo in difficoltà per questo e quel motivo. Secondo me c'è anche il fatto che a un certo punto Bonucci prende tutti i suoi compagni e li porta sotto la curva. Sì, Credo infatti poi nel che comunicato della curva si legge proprio questo, che poteva evitare l'umiliazione ai compagni, soprattutto a quelli più giovani. ecco, diciamo che c'è allora, certi malumori. Non dico che siano naturali quando le cose non vanno, però io quando tutti dicono: oddio, c'ho lo spogliatoio in subbuglio, ma ragazzi, è normale che uno spogliatoio abbia dei problemi se non ci sono i risultati. Cioè, all'Inter c'è lo spogliatoio in subbuglio, alla Juve c'è lo spogliatoio in subbuglio. Sarebbe molto peggio il contrario. Va tutto bene, sono tutti d'accordo con l'allenatore, tutto bello, è tutto a posto, però perdiamo sempre. Quello sarebbe un problema. Se invece sono tutti un po' incavolati. Ovviamente poi bisogna trovare una quadra, e remare tutti dalla stessa parte, però è anche comprensibile che ci sia del fastidio latente.
Poi, ripeto, tra persone che hanno un certo tipo di esperienza, Bonucci ha una carriera che parla da sola, ha 20 anni di carriera, e Allegri ha vinto tutto quello che c'era da vincere, la cosa più importante è che si chiariscano, perché la cosa più importante è il bene della squadra. Il bene della squadra in questo momento, infatti. Mauro... Però cosa c'è di male, Fede? Fede, cosa c'è di male? Cioè, io non capisco cosa ci sia di male nel fatto che Bonucci ha portato la squadra. Teo Hernandez, alla fine Milan-Napoli... C'erano i tifosi del Milan che comunque incoraggiavano, applaudivano la squadra, situazione diversa, però Teo Hernandez ha detto andiamo, abbiamo perso, ma andiamo dai nostri tifosi. Beh, però è tu quando sai... si perde che si va dai sì, però se... è quando si perde che si va dai tifosi, Fabri. Sì, non quando si ma vince. Il Milan ha giocato una partita... Secondo me non c'è niente di male in quello che ha fatto Bonucci. Il Milan ha giocato una signora partita e... Sì, ma io non capisco che cosa ci sia, forse ho sbagliato a fare riferimento al Milan, ma non capisco cosa ci sia di male di Bonucci che... Quella curva andata a Monza, la Juventus ha perso quella. Credo, Monza. Credo, ragazzi, ma magari mi sbaglio. È successa che... una roba clamorosa. No, successa. No, ma quello che secondo e tu me. Tu la fai passare come se niente fosse, te ne vai in spogliatoio alla chetichella no, così. Credo. No, che... vai a beccarti l'andate a lavorare dei tifosi. Così come ti prendi mi è sembrata una roba così normale. Sono assolutamente d'accordo, però credo che il rischio sia che poi magari uno è nello spogliatoio e non è sotto la curva e tutti poi se la prendono con quel. Perché non c'era tizio? Perché gli altri sì e questo no? Non lo so, poi ripeto, sono situazioni che francamente molto particolari. Di sicuro... Ti posso dire la verità, a me, se la mia squadra perde col Monza non giocando la partita, perché la Juventus ha giocato una partita desolante, a me se viene a prenderti i fischi, me può fregare, cioè che quindi ti ho fischiato, vabbè, quindi, ma non potevi farmi vedere qualcosa prima invece di venire qua a prendere i fischi? Ho capito, se ne frega però, se viene a prendere la partita è andata come... Tu ti ricordi quello che era successo dopo Sassuolo-Inter? Io... che l'Inter aveva perso col Sassuolo. Sì, l'anno di Lazio-Inter 2-3 all'ultima. L'Inter perde col Sassuolo, gol di Politano, su punizione. No, Fabri, no. Non no, quella. È un altro anno. È un altro anno. Quando Icardi si è un po' preso con la curva. Ah, quindi a Sassuolo, a Reggio, stiamo parlando... A Sassuolo, sì, a Sassuolo, a Reggio. A Reggio, sì. Di cos'era successo? Lì, anche lì la squadra era andata sotto la curva pur avendo aveva perso tirato, ed era un po' qualcuno degenerata aveva, forse Icardi ha tirato la maglietta, gli era stata tirata contro. Ah, ok. Ah, sì, sembra, è vero, se non può essere male, qualcosa sì. del genere, lo ricordo sì, anch'io sì. Ah, però in generale è giusto, è normale che una squadra venga a prendersi gli applausi quando vince, venga a prendersi i fischi quando perde, dopodiché non è la cosa decisiva per quanto mi riguarda, cioè a me non mi frega. Io ti faccio l'applauso se vinci, ti fischio se perdi. Poi, però, a me interessa quello che fai sul campo. E la Juventus domenica non ha giocato, non quando è rimasta in 10. Prima, quando era 11 contro 11, non c'era. E questo è inaccettabile. Certo. Se arrivi da una sconfitta col Benfica, che è clamorosa per come è arrivata, perché il Benfica, dopo i primi 20 minuti, non ti ha fatto vedere la palla. Rispetto a quella partita lì, tu devi entrare in campo con il Monza... con il fuoco nel cervello e invece sembrava una squadra di terza categoria. A proposito di Monza, c'è questa notizia che riguarda Andrea Ranocchi. Abbiamo visto in mattinata il comunicato ufficiale arrivato dal Monza, un addio a sorpresa, risoluzione consensuale del contratto per il giocatore. Sappiamo che lui è reduce da un grave infortunio al perone e di fatto ha chiuso la stagione, sembrerebbe che con questo comunicato voglia anche dire addio al calcio. È una sorpresa, nel senso io sinceramente non mi aspettavo questa cosa, sapevamo dell'infortunio, però si arrivi alla risoluzione perché evidentemente hai maturato delle decisioni importanti che ci comunicheranno. Mi spiace perché tutti lo sanno, stiamo parlando di un bravissimo ragazzo, una persona meravigliosa, che negli ultimi anni ha visto pochissimo il campo. Ecco, io personalmente ho sempre contestato la sua scelta, cioè secondo me un calciatore, proprio perché si definisce calciatore, deve giocare. Se tu ti accontenti di essere un leader nello spogliatoio ma non giochi mai, metti via la gran parte della cosa che deve fare un giocatore, cioè stare sul campo. Però ho sempre apprezzato il suo essere una persona di cuore, sensibile, attenta a tutto, e quindi
tutti i tifosi dell'Inter gli vogliono bene. Questa notizia che arriva a sorpresa a me spiace molto, perché speravo che lui adesso invece potesse diventare leader di una squadra che ha come obiettivo la salvezza. Siamo in chiusura, ho solo 15 secondi per salutarvi. Saluto e ringrazio Mauro Suma. Ciao, ciao a tutti. Fabrizio ciao. Biasin, ciao. I nostri telespettatori. Noi torniamo dopo la pubblicità su Top Calcio 24. Qui si va avanti con orario continuato. Ciao a tutti.